Nello scorso fine settimana anche Top Rally, sodalizio di Verona, era presente su due fronti, Biella e Lucca, in semplice ordine alfabetico, sebbene siano due rally diversi tra loro ad iniziare dalla validità. Campionato italiano a rally asfalto quello piemontese e CRZ sesta zona quello toscano, che però è la gara più longeva in regione, avendo corso sabato la 57esima edizione. Top Rally schierava tre vetture per altrettanti equipaggi a Lucca, con il debutto su Skoda Fabia Rally 2 di D'Alessandro Biagi, oltre alla Clio Super 1600 di Nesti e Grilli, un'auto che non smette di piacere vuoi per la semplicità di guida, vuoi per il sound che avvolge al suo passaggio, facendo tornare alla mente le vere auto da rally degli anni 80. Ed infine in gara anche la Clio Williams di Spinelli Gabrici. A Biella invece erano iscritti e schierati Bergo Mattioda con la Clio Maxi e Fradilizzo Daldini su un'altra muscolosa Clio 1600. 5 auto in totale che però sono solo una parte della vettura che Top Run e altre società hanno a disposizione per accontentare le voglie di piloti e velleità di gareggiare a vari livelli e con diversi budget economici. Partiamo da Biella, poiché ambedue le auto partite sono giunte al traguardo. Azione sempre positiva, poiché permette di assaporare appieno il percorso gara e divertirsi, che poi è il primo motivo per trascorrere bene il proprio tempo libero. Bergo ha terminato il 35esimo Rally della Lana in 13esima posizione con la Clio Maxi, vincendo la classe K11, subito dietro lo stuolo di Skoda Fabia, che ormai è consuetudine occupi le migliori posizioni in una classifica d'arrivo. Vittoria di classe Super 1600 anche per l'altra coppia in gara nel biellese, Fradilizio Daldini, che staccano il secondo arrivato fra le vetture di classe Super 1600 di oltre 7 minuti. Due negatività invece della città di Lucca, poiché due auto su tre non vedono il traguardo, ovvero la numero 15 di Nesti, poiché nella speciale di Bagni di Lucca fora e perde 8 minuti, decidendo di abbandonare una volta tornato al parco assistenza, mentre al numero 49 di Spinelli accusa problemi meccanici e si ferma sull'ultima speciale, dopo aver passato indenne i numerosi e improvvisi scrosci di pioggia che hanno caratterizzato il secondo giro della gara lucchese. Ottimo il debutto invece sulla Fabia Rally 2 di D'Alessandro, che non ha commesso errori e chiude la gara con Biagi a destra all'ottavo posto assoluto, entrando con merito nei top 10 ed accusando solo 4 minuti di distacco da Rudy Michelini, vincitore per la 11esima volta della gara di casa. Che dire, un weekend di fine luglio chiaro e scuro per Top Rally, che subito a Salso Maggiore o Scorsè nel prossimo fine settimana potrà rifarsi e riprendere a far marciare come un orologio precise e rialzate le auto in gara, come ben sanno i clienti del sodalizio veronese.